Buongiorno dalla redazione del telegiornale di Federpharma Channel. Diamo un'occhiata ai nostri titoli di oggi. Cresce il numero di laureati in farmacia e CTF. AIFA ha aggiornati i criteri per lo smaltimento delle scorte di medicinali. Agenzia delle Entrate, via libera ai regimi premiali per i farmacisti. Cresce nel 2017 il numero di laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche. A stabilirlo è il 20° rapporto annuale condotto da Alma Laurea, che fotografa la situazione occupazionale dei laureati. Secondo il report presentato lunedì all'Università di Torino, a un anno dalla fine degli studi lavora il 56,8% dei laureati in farmacia e CTF e a 5 anni di distanza gli occupati salgono all'84,1%. C'è ancora differenza però tra lo stipendio degli uomini e quello delle donne, 1.618 euro contro 1.371. Molti quelli che scelgono di spostarsi all'estero una volta conclusi gli studi. Il numero dei laureati in farmacia continua ad aumentare come conseguenza della mancanza di un numero programmato a livello nazionale, ha spiegato a filo diretto il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, e anche per questo riteniamo ottimistico valutare in aumento l'occupazione a un anno dalla laurea. Rovigo, sono 2.162 le persone intervistate e controllate dalle farmacie del Polesine grazie all'iniziativa Fai il tagliando al tuo cuore, un progetto realizzato dal 12 al 17 marzo grazie alla collaborazione tra gli Amici del Cuore di Rovigo, la cardiologia dell'ospedale della città veneta e l'Ordine dei Farmacisti provinciale. A fare il punto della situazione è stato il presidente di Federpharma Rovigo, Michelangelo Galante, raggiunto al telefono dalla nostra Rossella Gemma. Ieri nella sede di Federpharma Rovigo, io che sono il presidente della Federpharma locale, ho presentato al pubblico, alla presenza dei giornalisti delle testate locali, i risultati di un'indagine sul territorio che è stata effettuata dalle farmacie di Federpharma. Erano presenti il direttore generale della ULS, il primario della cardiologia che ci ha guidato in questo progetto e l'assessore alla sanità della regione Veneto, Luca Coletto. Quel che hanno fatto le farmacie è stato di invitare la popolazione a recarsi nelle farmacie del territorio del periodo di una settimana per misurare alcuni parametri che fossero indicativi del loro stato di salute del cuore. I risultati sono stati veramente incoraggianti, il primario della cardiologia dell'ospedale di Rovigo li ha confrontati con quelli aziendali e ne ha tratto delle utili indicazioni. L'assessore Coletto ha apprezzato il lavoro e ha dato risalto soprattutto al grande compito che fanno le farmacie rurali del territorio. L'AIFA ha aggiornato i criteri per lo smaltimento delle scorte di medicinali che hanno subito modifiche del foglio illustrativo. La determina è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in una nota l'Agenzia del Farmaco, oltre a specificare quali scorte di farmaci sono autorizzate allo smaltimento, informa come il foglio illustrativo aggiornato sia disponibile all'interno della sua banca dati farmaci, dove è possibile inoltre consultare l'ultima versione del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Via libera dell'Agenzia delle Entrate ai regimi premiali per i farmacisti congrui e coerenti per il 2017. Sono stati infatti confermati i criteri di accesso già definiti per l'anno precedente. Il regime premiale è arrivato al 7° e ultimo anno di applicazione. La scelta degli studi da premiare, secondo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata condotta tra quelli che hanno indicatori di coerenza economica già approvati. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. Arrivederci alla prossima edizione.